Ciao bambini, tra qualche giorno è la festa del papà, quindi abbiamo pensato di fargli un bel biglietto di auguri. Adesso vi faremo vedere le cose necessarie per farlo e come procedere. Prendiamo un foglio bianco, un foglio di qualsiasi altro colore, noi abbiamo utilizzato l'azzurro, ma potete utilizzare un altro colore, una colla, un pennarello, una penna, un righello e un paio di forbici. Pieghiamo il foglio, come sta facendo la maestra Alessandra, in due parti. Prendiamo un ritaglio sul bordo in alto, da una parte e dall'altra. Lo appoggiamo da una parte, quella sarà la nostra camicia. Adesso passiamo a ritagliare la cravatta. Prendiamo un righello, una penna e facciamo una misurazione di 16 cm per 16 cm, un quadrato. Adesso andiamo a ritagliare questo quadrato. Andiamo a ripiegarlo secondo questa procedura. Prendiamo adesso che abbiamo fatto questa bellissima cravatta, andiamo a posizionarla sopra il foglio tagliato prima, che era la camicia, e ci pieghiamo sopra i due lembi tagliati, che sono il colletto della camicia. Con la colla attacchiamo i due lembi alla cravatta. E abbiamo fatto un bellissimo biglietto di auguri. Adesso, aprendolo all'interno, ci potete disegnare il vostro papà. Bellissimo. E il biglietto di auguri è pronto. Un bellissimo regalo che il vostro papà apprezzerà sicuramente. Grazie bambini dell'attenzione. Ciao, a presto.